è arrivata, raga. Sono molto molto contenta, anche perché non vedevo l'ora di fare questo video. No, questa qua è una sorpresa per Leo, ok? E da qui noi faremo tutto questo video. Pesa tantissimo, peserà allora, almeno... Quanto pesa secondo te? Secondo me pesa 5 kg. Per me sì, 8. 8. In dubbio. Però posso aprirla io, per ma favore? Perché? Perché sì? No, Leo, no. Ti ho preso una sorpresa. Io ti ho preso una sorpresa. Io l'ho scelta. Leo, ti ho preso una cosa bellissima. Io te l'ho presa. Ciao, Leo. Grazie. Ora ci divertiamo un po', ma senti come sei tutto sudato. Allora, dovete sapere che qui a Milano fa veramente molto molto caldo e i nostri animali hanno bisogno di rinfrescarsi o comunque di stare belli freschi, no? Aia! Sei curioso? Cosa stavamo a fare? E per te è questa cosa, lo sai? Ma sì che sei curioso, ora ci divertiamo un sacco. Che cos'è? Che cos'è lì? Guarda come se lo sta aspettando. Eh sì. E beh, lui pensa che è qualcosa da mangiare. Ma io voglio aprirlo. C'ha la bava, guarda. Non è niente da mangiare pure. Però è una cosa che tieni ti piacerà tanto. Dovete sapere che i Golden Retriever, come i Labrador, sono dei gran nuotatori, adorano buttarsi nell'acqua, nelle pozzanghere, rotolarsi nel fango e andare al mare, perché hanno le zampe con i piedi palmati. È una particolarità di queste razze. E quindi, dopo il super quad che ha fatto Kek, posso dare delle nozioni? Magari sai, gente che la gente non lo sa. Abbiamo deciso di prendergli una fantastica piscina. Ed è una piscina proprio fatta apposta per i cani, perché è un po' più resistente, più igienica, perché è minimal. Non è un product placement, eh. L'abbiamo presa proprio per regalarla a Leo. E sì, quindi, per tenerlo più fresco. Come quindi funziona? Oggi... Perché c'è una valvola? Perché forse va gonfiato. Aspetta, di vedere le istruzioni. Non me l'aspettavo che andasse gonfiata questa cosa. Ok, il tedesco. Ok, passiamo a questo che è il cinese. Niente, va bene così. Ok. Vabbè, i nostri cagnolini hanno tanto caldo, quindi sicuramente Leo appena vedrà questa piscina piena d'acqua. Cavolo, ma come funziona? E io voglio vedere. Ma va! C'è la valvola per svuotarla, guarda che così non stai a ribaltarla. Ah, non serve per riempire. No, 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 è già tutta montata questa. Dammi una mano perché. Ah, che bella! Ma va là là! Leo, sei contento? Ma è enorme! Non pensavo che fosse grande! Leo, Charlie! Vincia, che cos'è? Vado a prendere l'acqua. Chi è? Chi è? Cos'è? Cosa stiamo per fare? Il bagno in piscina! Anch'io voglio la piscina! Sono invidiosa! Io e Leo tutti e due che ci stiamo allontanando. Che ci siete? È fastidioso. Ma che non vai? Leo! No dai, non vogliamo adesso, troppo. No Leo, Luca, ho le scarpe, mi cavolo di brutto. Stavo scherzando. Che cosa c'è? E le dai a me. Luca, le scarpe! Adesso fai tutto te! Adesso lo sanno anche tutti i vicini che hai le scarpe! Le scarpe! Adesso fai tutto te! Dai! No, già fa, vedi?
vieni, Leo. Vieni, Ciccio. Ciao. Ciao, patato. Ciao. Ciao. C'è Maya che non capisce cosa sta accadendo. Ciao, amore. Vuoi entrare anche ciao. Te, Maya? Ciao, Mimone. Ciao, Spirulatto. Spirulatto. Ciao, Leo. Sei qua, come sta? Leo, guarda cosa c'è qui. Okay. Piano piano. Vieni. Non capisco. Maya, vuoi fare il bagnetto anche te? Vieni sa di no. E ci guardava da lontano, ma perché stanno facendo questa cosa? Cosa stanno facendo? Non sembra una fontana, Katie? Guarda! Sembravi una fontana! Ai! Guarda che capelli puliti! Luca! Cosa c'è? Dai! Fa caldo! Smettila però! Sei noioso! Abla! Bravo! Bravo! Bravo Leo! Vieni dentro con me! Sì! Bagnetto! È seduto sulla piscina praticamente. Occhio, occhio, che ti inciampa ora. No, sto tirando. Lo so, però sto qua c'è le cose. Leo, che fa Leo? Piano. Leo. Bambina, ora. Piano. Ormai è un po' vecchiotto e le zampe dietro non li reggono molto. Sì, fa un po' fatica. Molto bene, come quando era giovane. Prima correva, saltava, entrava in tutte le pozzanghe. E adesso che è estate va già bene. Il problema è più in inverno perché prende molta umidità e quindi fa molta più fatica. Ad esempio le scale non riesce più a farle. Sì. Ogni tanto lui ci prova e si lascia cadere scivolando giù. Povero. È vecchietto, ha 14 anni, che dovrebbero essere di media 80 anni. Cavolo, sono tanti, eh? Sì. Però la voglia di giocare non ti passa mai, eh. Ah! Perché l'hai fatto? Anche me! No! Bella, dai! Iniziamo, eh! Ok. Al volo? 1, 2, bravo! Noi il regalo a Leo gliel'abbiamo dato, ora lo lasceremo qui per il resto dell'estate. Sì, così lui ogni tanto magari si pulcerà un pochino, magari la mettiamo al sole. Sì, così prende confidenza. Prende confidenza. Comunque già rispetto all'inizio, visto come entrava molto più volentieri. Unica cosa che secondo me, cavolo, è un po' alta per lui. Piano piano, ma non potevamo prenderla più bassa, non c'era. Non c'era. Però fa un pochetto fatica. Voi raga avete qualche altro consiglio da darci su come aiutare i nostri animaletti durante l'estate? Perché fa caldissimo. Fa troppo caldo. Qua a Milano fa veramente caldo. Quindi sì. La piscinetta ci sembrava una cosa bella adeguata. No, Leo, ma adesso è bello. Ma adesso è bello fresco, si è bagnato un po', eh. Bene raga, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Ogni volta esce il nostro video, ma intanto siamo tutte le sere alle 21. E ricordatevi che i nostri animali sono parte della nostra famiglia, quindi vanno portati in vacanza con noi e vanno fatte cose per il loro bene, quindi una piscina per rinfrescarli è fantastica e ottimale. Ci vediamo ciao, domani raga. A domani. Ciao. Adesso la fai. Vieni, non avvicinarti! Non stai in faccia, mi è arrivata così! Dai, avvicinati! Ho capito! Maya! Maya! No, non è vero! Maya! Non è vero! No, non è vero. Maya! Oddio. Maya! No, vieni qua! Maya. No, Luca, ma che fallo? Sei lavato. Non mi interessa, quello che voglio fare. Lavato. Anche te. Tu di più, fidati. Maya! No, no. Maya, no.